Buonasera da Valentina Di Nardo, qui al Night and Day. Siamo a Castellaneta per il Carsica Festival, il festival tra le rocce, che vede come prima serata, come primo evento, l'esibizione di Sergio Cammariere. Vedremo il susseguirsi di tanti ospiti e quindi tanti eventi che gireranno tra Ginosa, Marina di Ginosa, la terza Castellaneta, Grottaglie e Mottola, e ci saranno 7 fantastici appuntamenti che avranno inizio proprio questa sera fino al 7 settembre. Adesso siamo in attesa dell'ospite d'onore di questa serata, Sergio Cammariere. Ok, buonasera, benvenuti al Night and Day. Siamo qui al Carsica Festival in compagnia del noto compositore, cantautore, musicista Sergio Cammariere. Buonasera, onora. Grazie, grazie di averla qui. Allora, lei è qui questa sera ospite di questo splendido festival e ci presenta il vostro album che è uscito da poco, La fine di tutti i guai. Sì, suoneremo qualche canzone tratta dalla fine di tutti i guai, ma anche i brani storici, quelli che mi hanno portato fortuna, insomma, i brani sanremesi. Le vostre canzoni sono un mix di poesia, assolutamente, e il tema centrale è l'amore. Viene descritto come da lei? Beh, sono tante finestre che si aprono sui rapporti d'amore e i testi sono anche molto allusivi. Ah, temo che ci hanno chiamato. Buon concerto e a presto. Grazie. Buonasera, siamo qui al termine dell'esibizione strepitosa di Sergio Cammariere in compagnia dell'assessore alla cultura De Torre. Buonasera. Buonasera. Una serata magica, uno scenario meraviglioso, quello della cattedrale, con delle note fantastiche. La poesia di Sergio Cammariere ha accompagnato questa splendida serata estiva qui a Castellaneta. Questa è solo una delle splendide serate organizzate per il Carsica Festival. Lei parteciperà, pensa, anche a tutte le altre? A tutte no, ma sicuramente ad altre sì. È un progetto che unisce più comuni. Ringrazio la Regione Puglia, l'assessore al turismo Capone, che ci ha dato questa opportunità, ed è un lavoro di squadra, di più comuni di un territorio. La crescita del nostro territorio deve partire proprio dall'Unione e stiamo lavorando in questa direzione. Siamo partiti da Castellaneta, come mai questa decisione di partire proprio da qui? No, è stata più una scelta dettata dalle esigenze dell'artista e niente. Grazie mille, ringraziamo l'assessore alla cultura De Torre, buonasera e RG Studio TV Night and Day. Grazie, buonasera. Siamo in compagnia del sindaco di Castellaneta, qui questa sera per Sergio Cammariere. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Vuole dirci qualcosa, ringraziare qualcuno per questa splendida serata in anteprima per il Carsica Festival? Sicuramente sì, la Regione Puglia che ha avviato questa, credo, bellissima iniziativa e dopo la prima esperienza credo che si stia continuamente migliorando. Già l'anno scorso abbiamo avuto degli ottimi risultati, ma quest'anno ancora di più perché, come dire, piccoli particolari da perfezionare quest'anno sono stati perfezionati. Si innesta poi all'interno del nostro cartellone estivo, della nostra rassegna che devo dire sta facendo registrare ottimi risultati, una location bellissima, scelta ottima e devo dire che il livello continua a salire, quindi complimenti alla regione, a tutti i comuni che hanno partecipato a questo bando e la speranza che si possa continuare su questa strada per promuovere e valorizzare sempre meglio il nostro territorio, perché noi siamo convinti che è proprio con la cultura che si riesce a promuovere il territorio. Cosa ci può dire di questa serata di Sergio Cammariere? Ha potuto apprezzare i suoni delle sue poesie, chiamiamole così, queste canzoni? Beh, assolutamente sì, ha fatto segnare proprio delle emozioni particolarissime e poi vedevo tante generazioni, no? Dai più giovani a più anziani, tutti che partecipavano alla serata e così come lui suonava vibravano proprio delle sensazioni particolari, no? È difficile da descrivere, eppure io
non sono uno a cui mancano le parole, ma devo dire veramente bellissime sensazioni, una, come dire, iniziativa sicuramente da ripetere. Parteciperemo anche l'anno prossimo con Castellaneta al prossimo Carsica Festival? Beh sì, assolutamente sì, perché squadra che vince non si cambia, quindi noi siamo convinti con lo stesso staff di provare di nuovo ad, come dire, a partecipare e speriamo di fare del nostro meglio come abbiamo fatto già quest'anno. Benissimo, ringraziamo il sindaco Gugliotta da Castellaneta, siamo al Night and Day e che dire, vi auguriamo una buona serata, grazie. Buona serata a voi e grazie. Grazie mille. Siamo giunti purtroppo al termine di questa fantastica serata che ha visto Sergio Cammariere esibirsi proprio qui vicino a questo pianoforte. Quindi che dire ragazzi, è stato bellissimo essere qui, io vi ringrazio, vi auguro la buonanotte da Valentina Di Nardo a Night and Day. Un bacione.